benvenuti a questo corso di finanza aziendale che ormai è la decima edizione e è un corso che nel corso del tempo ha avuto diverse organizzazioni. Da quest'anno abbiamo una nuova organizzazione rispetto all'anno scorso, nel senso che a livello istituzionale vogliamo dare una preparazione allo studente che sia all'interno di ovviamente un insegnamento di finanza aziendale più consona a quella che è la vostra vocazione, che è una vocazione di programmatore. Quindi inseriremo nella parte della finanza aziendale una parte che sempre appartiene alla finanza aziendale, che è quella della finanza quantitativa. E diciamo questo inserimento avverrà lungo il tracciato, il percorso culturale della finanza aziendale, ma avrà una operatività che di solito incontra la soddisfazione dello studente, perché è una parte operativa con l'utilizzo di un software che si chiama MultiCharts. E quindi questo software, che permette di programmare applicazioni di finanza quantitativa, verrà inserito come conoscenza all'interno del corso. Quindi questo va in una direzione di un rinnovamento rispetto all'anno scorso. Infatti rispetto all'anno scorso, chi di voi magari doveva darlo l'anno scorso ma non l'ha dato, noterà che manca l'esercizio. Noi per 9 anni di corso abbiamo tenuto come libro questo esercizio di Baio Sandri, da cui attingevamo le domande che davamo all'esame. Da quest'anno l'abbiamo abolito e l'abbiamo sostituito con un libro, Thomas Strijdman, pubblicato da Experta, che è un libro dedicato alla finanza quantitativa, quindi con dei codici di programmazione, con delle nozioni di tipo informatico. Questo corso di finanza aziendale dicevo che è vecchio di 10 anni e con questa modifica torna diciamo alla formulazione che aveva originaria, e che quella diciamo che interessava di più diciamo lo studente di questo corso. Andando al concreto, la cosa più importante ovviamente di un corso di finanza aziendale è come si fa a passare l'esame, in quanto nessuno importa niente di imparare la finanza aziendale, ma giustamente di superare l'esame. L'esame avviene in maniera tradizionale negli appelli che vengono consentiti dalla facoltà, e consiste in un quiz scritto di 22-24 domande e 3-4 esercizi di 2-4 punti cada uno. Le domande e gli esercizi ricalcheranno quelli eseguiti a lezione, quindi abbiamo abolito l'eserciziario. E invece per quanto riguarda la modalità, che speriamo incontri il gradimento e la soddisfazione degli studenti, io terrò delle esercitazioni, almeno 17 esercitazioni da adesso alla fine del corso, diciamo tipicamente una per lezione, un'esercitazione di 10 minuti o a domande multiple o con eserciziario, e la valuterò. E quindi diciamo voi avrete una valutazione in tutto il corso dell'anno, che vi permetterà di arrivare alla sessione degli appelli già con l'esame superato di finanza aziendale. Ovviamente questo significa un aggravio di lavoro da parte mia, perché dovrò correggere 20 compiti invece che uno, però si spera che un quisquis de populo che pur non è interessato alla finanza aziendale ma l'informatica voglia seguire questo corso e revisionare il materiale che viene dato a lezione e seguire con attenzione tutte le lezioni, oltre che guardare questi splendidi video in cui ci manca solo che faccia il dub e poi siamo a posto. Purtroppo è una bellezza della modernità. Non posso mettere manco una parrucca, vorremmo qua intrattenere gli studenti con questi YouTube. La
guardando i video, leggendo gli slide e seguendo le lezioni, si presuppone che una qualsiasi persona riesca a, a seguire le lezioni e a fare di volta in volta questi compiti. Come sono questi compiti? O sono 10 domande a risposta multipla, o sono 5 domande a risposta multipla e un esercizio. Ovviamente vi chiederò di svolgerli in 10 minuti, perché non è che se io la volta prossima vi chiedo quello che ho spiegato questa volta, diciamo ci vuole un picco della mirandola, che ha bisogno di un'ora, si deve preparare, prendere il magnesio, perché sennò non riesce a rispondere alle domande. Quindi in questo modo, venendo incontro alle esigenze ovviamente dello studente di arrivare più avanti possibile con gli esami fatti, faremo questa specie di campionato di calcio in cui ciascuno di voi scenderà o salirà. Ovviamente i compiti verranno valutati 10 su 10, ma moltiplicati per 3, perché ovviamente voi sapete che faremo la media, moltiplicheremo per 3 e avremo il voto finale. Per i ricevimenti io vivo praticamente davanti al computer, quindi chiunque di voi è interessato mi può mandare un'email o su Skype e io sono disponibile a colloquiare con voi. Ci sono domande? Dubbi? Perplessità? Malesseri? Improvvisi? Qualcuno che si sente male? Allora, cerchiamo di valutare e di capire perché siamo qui a studiare la finanza aziendale. Allora, innanzitutto io penso che la definizione finanza aziendale sia limitativa per un corso come questo, nel senso che ci sono dei principi base della finanza che tutti voi, con cui tutti voi, volenti o nolenti, avrete a che fare, che sono ad esempio l'acquisto di una macchina, la decisione dell'acquisto di un appartamento, la decisione di acquistare una quota di un'azienda, la decisione di fondare un'azienda, la decisione di scegliere tra un lavoro come dipendente o un lavoro di tipo imprenditoriale. Queste sono tutte scelte che sono scelte base, sono decisioni di finanza non aziendale, magari finanza domestica, che tutti voi vi troverete a fronteggiare. Quindi quando si parla di finanza aziendale in realtà si parla di un sottoinsieme di nozioni base di finanza che costituiscono il nucleo fondante dell'esame di finanza aziendale. Spesso mi stupisco ancora, nonostante la mia grande età, di trovare persone che magari fanno gli imprenditori che non hanno la minima idea di principi base di finanza, non aziendale, proprio di finanza. Ad esempio, come si fa a valutare un progetto di investimento? Ad esempio, come si fa a stimare sotto il profilo finanziario qualsiasi asset produttore di reddito? Cioè, nel senso che a volte vedo delle quote aziendali che vengono cedute per delle cifre che fanno scappare da ridere. O viceversa, ci sono persone che richiedono cifre per quote aziendali assolutamente spropositate. Gli immobili possono essere valutati non come di solito fate voi e come fa il più burbero degli agenti immobiliari a prezzo metro quadro, no? Gli immobili si possono valutare in termini finanziari, anzi la valutazione finanziaria di un immobile è qualcosa di molto sofisticato, ma spesso e volentieri nel medio periodo assolutamente opportuno. Quindi diciamo che quando parliamo di finanza parliamo di qualcosa che ingloba la finanza aziendale. In questo corso di finanza aziendale almeno il 50% del corso è dedicato a spiegarvi come si fa ad agire in un ambiente incerto e a prendere decisioni. Se io devo tirare fuori tra le tante caratteristiche della finanza aziendale una caratteristica che mi piace è che la finanza aziendale è molto divertente. Perché è divertente? Perché sostanzialmente vi impone l'azione. A differenza di qualsiasi altra materia che voi apprendete su questi banchi di economia, la finanza aziendale vi dà sempre una risposta. Investi o non investi, fai, non fai, disfa.
vai avanti, stai fermo. Quindi la finanza aziendale è assolutamente una materia che invoca l'azione, non è una cosa che si studia e poi così un palessa, no, è una cosa che spinge l'azione, all'imprenditore lo spinge l'azione, no? Quindi ci sono dei canoni base della finanza aziendale che violarli significa farsi del male in termini finanziari, in termini economici. E sono dei canoni che appunto ritornano periodicamente nella vita di ciascuno di noi. Le ragioni per cui uno può studiare finanza aziendale. Di solito chi fa finanza si suppone sia più intelligente degli altri. Non è vero, però esiste questa convinzione da parte del pubblico. La finanza è piena di parole inglese, quindi è molto sexy, no? E quindi parlo in maniera difficile e mi sento importante. Un altro canovaccio della finanza è che vorrei diventare ricco subito senza lavorare, non voglio andare a lavorare, quindi chi fa finanza non è un professionista rispettato come il dentista, ma di solito viene visto come una persona che si vuole arricchire in fretta. Oppure semplicemente faccio finanza perché non ho nient'altro da fare, perché la finanza, a differenza del dentista che deve avere un ufficio e un trapano per bucarvi i denti, la finanza la potete fare con qualsiasi PC. Quindi qualsiasi scappato di casa, come dicono in Toscana, si arma di PC, di una banca dati, di un software come quello che io vi insegnerò a utilizzare e non avendo alcun mestiere, essendo scappato di casa, può sempre vantarsi di occuparsi di finanza, che fa chic, è sexy e diciamo nasconde la realtà che semplicemente se uno scappato di casa. Allora, io vi spiego perché io ovviamente faccio finanza aziendale, questa è la mia motivazione per cui io faccio e mi occupo di finanza aziendale. Siccome siamo in un mondo complesso e questo potrei finire sul resto del Carlino Bologna con la foto e la patente dicendo professore dell'Università di Bologna mostra slide sessisti che hanno offeso la sensibilità dello studentesso dell'Università di Bologna, ovviamente io sono costretto a non discriminare, quindi per soddisfare le mie studentesse a presentare uno slide che ovviamente non sia sessista, quindi se una studentessa, diciamo, questa è una ragione per cui la studentessa potrebbe fare finanza aziendale. Allora, ovviamente avete capito subito già da questi slide che vi ho fatto vedere la ragione per cui la finanza ha una pessima reputazione. Chiunque di voi consiglio di vederlo perché è un film assolutamente un po' forte forse, ma dà una rappresentazione di un certo modo di fare finanza e di intendere la finanza. In realtà io ho fatto vedere le macchine nelle due modalità, sessista e non sessista, pari opportunità e sessista, perché penso che diciamo questo sia il modo tradizionale di intendere la finanza, che non ha assolutamente nessun senso. Allora io e ci ritorneremo più avanti perché ovviamente diciamo non è forse il momento adesso, vi allegherò a questi slide la copia di un bellissimo articolo che ha scritto Luigi Einaudi. È uno, un grande economista liberale italiano, presidente della Repubblica, ministro delle Finanze, artefice di alcune manovre di politica economica che hanno permesso all'Italia di risollevarsi dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, il quale la domenica scriveva appunto queste, quello che lui chiamava prediche della domenica sul Corriere della Sera, e traccia un profilo dello speculatore di borsa molto lusinghiero, mettendo in veramente poche righe ad uso e consumo del grande pubblico, mettendo in risalto quello che è la funzione della speculazione di borsa e della finanza. Quindi io ve le allegherò, magari adesso oggi non le capite, ma diciamo mano a mano che noi procederemo con le lezioni troverete queste parole, sono 35 righe in cui con delle pennellate veramente l'autore tratta in maniera secondo me molto, molto serena e molto realistica quello che è il mestiere dello speculatore di borsa. Allora, chiediamoci a cosa serve la finanza. Allora, io utilizzerò per una mia distorsione professionale in maniera assolutamente
equivalente, finanza, mercati finanziari, l'intermediazione finanziaria, trading, investimento finanziario, speculazione. Voi sapete che in termini semantici trading in inglese viene tradotto in italiano come commercio, come speculazione, quindi è ambivalente, dove commercio forse diciamo, è la traduzione più diffusa, mentre speculazione è la parola italiana. Quindi diciamo che i mercati finanziari sono fatti di speculazione, sono fatti di trading, sono fatti di investimento, sono fatti di finanza, sono diciamo sinonimi. Quindi andiamo a vedere che cos'è la finanza, che cos'è un investimento. Un investimento è ridurre il consumo corrente per creare delle disponibilità liquide per privarcene a fronte di un maggior reddito in futuro. Quindi se c'è investimento c'è risparmio, se non c'è risparmio non c'è investimento, è un'equazione. Noi ovviamente in questo corso di laurea di informatica per il management non abbiamo un corso di macroeconomia. Se ci fosse un corso di macroeconomia o chi di voi viene dall'istituto tecnico sa che l'investimento è uguale a risparmio, se c'è risparmio c'è investimento, ma questo fa parte anche dell'economia domestica, no? Se siete una famiglia virtuosa e riuscite a risparmiare, siete anche una famiglia che investe. Quali sono gli asset reali? Gli asset reali sono gli asset che si toccano, sono tangibili, quindi sono gli asset che servono a produrre beni e servizi, quindi macchinari, terreni, edifici, impianti. Poi ci sono gli asset finanziari. Gli asset finanziari sono diritti su asset reali, o diritti sul reddito che questi asset reali producono. Quindi quando si parla di asset finanziari, occorre pensare che un asset finanziario, uno strumento finanziario, è un diritto. Quali sono le principali categorie degli asset finanziari? Ovviamente non voglio annoiarvi perché correrei il rischio di spaventarvi. Visto che siete studenti di primo periodo di finanza aziendale, però le categorie sono tre: le obbligazioni, le azioni e i derivati. In questo corso le vedremo tutte e tre: vedremo le obbligazioni, vedremo le azioni e vedremo i derivati. In realtà la distinzione tra azioni e obbligazioni è assolutamente nominale, nel senso che l'azione e l'obbligazione sono degli strumenti finanziari che vi permettono di percepire dei redditi in futuro. Sono sostanzialmente la stessa cosa sotto questo profilo dei flussi di reddito. Ovviamente sono diametralmente l'opposto se si vanno a vedere quelle che sono le caratteristiche di tipo operativo. Allora, se uno vi chiede cosa serve la finanza, che cosa servono i mercati finanziari, ecco la risposta. La prima ragione di esistenza della finanza, dei mercati finanziari, è il ruolo informativo. Laddove un asset è quotato, soprattutto laddove un asset è quotato, la finanza attraverso le contrattazioni sui mercati organizzati fornisce ogni giorno un'indicazione di prezzo di tutti gli asset. Allora, voi pensate, faccio un esempio banale, pensate, voi avete delle azioni della Felsina Informatica. Valore hanno le azioni della Felsina Informatica SRL, che è una SRL che è stata costituita da tre studenti di questo corso dopo che hanno passato l'esame di finanza aziendale? È una SRL che fattura 100.000 euro. Qual è il valore? È complicato, anche io farei assolutamente fatica a stimare il valore di un SRL di questo tipo, perché devi guardare il bilancio, devi fare delle valutazioni non solo sugli investimenti che esistono adesso, ma sulle prospettive di reddito futuro, no? Molte volte sulle piccole aziende dipende anche dal valutare la persona, di guardare nella balocca degli occhi l'imprenditore, no? Sicuramente ci troveremo in imbarazzo.
Pensate se voi invece di avere le azioni di una società non quotata, aveste le azioni di una società quotata in borsa. Come si fa a stabilire il prezzo dell'azione? Aprite il giornale, andate su Yahoo Finance e guardate quanto ogni giorno viene quotata quell'azione. I trader, gli investitori, gli speculatori hanno come compito principale quello di quotare, di fare mercato, di compravendere gli strumenti finanziari in borsa. Quindi si ragiona, si reputa che il prezzo di borsa sia un prezzo tra virgolette efficiente, cioè sia un prezzo che racchiude tutte quelle informazioni che servono per valutare quell'azione. Ci siamo? Quindi, de facto, i prezzi di mercato sono su per giù un proxy, una stima di quello che dovrebbe essere il valore di quell'azienda. Pensate se doveste valutare, per esempio, un quadro, un oggetto d'arte. Il valore di un oggetto d'arte che non ha oggetti simili è veramente difficile piazzarlo. Un Van Gogh, un Picasso, quanto vale un Picasso? No? Se quel Picasso è un quadro unico, conosciuto, ha un valore che sta negli occhi di chi lo guarda, non sta in una valutazione concreta. No? Quindi sostanzialmente i mercati finanziari hanno un ruolo informativo, cioè raccolgono informazioni relativamente a un'azienda e lo vanno a scrivere in quello che è il prezzo di borsa. Esempio, se voi siete collezionisti d'arte, a volte esistono cataloghi, esistono delle medie, delle stime, dei periti d'arte, no? Che fanno delle stime. Come fanno questi periti a stimare un bene? Vanno a vedere a quanto è stato battuto in un'asta un altro bene simile. Ok? Come fa un agente immobiliare quando si dice, si valuta una casa e si dice, ah, quella casa io la valuto per comparazione o per similitudine? Cioè io ho una villetta di 200 metri quadri sui colli di Bologna, non voglio fare una valutazione a metro quadro, vado a cercare una villetta di 200 metri quadri sui colli di Bologna che è stata venduta nei 6 mesi precedenti e poi vado a vedere di aggiustare il prezzo, no? Ma questi prezzi sono prezzi, tra virgolette, pubblici, sono prezzi di altre operazioni che vengono scambiate. Quindi diciamo che sono prezzi che pur provenendo dal mercato dell'arte, dal mercato degli immobili, vi permettono di avere una stima di quello che avete per le mani. Nell'articolo di Luigi Einaudi, che voi andrete a leggere, lui parla del ruolo dello speculatore e lui, l'articolo degli anni 50, fa riferimento ai grani del porto di Genova. Lui dice, qual è il mestiere dello speculatore? Il mestiere dello speculatore sostanzialmente è attraverso le sue compravendite stabilizzare i prezzi, cioè se il prezzo sul molo del porto di Genova del grano scende troppo in basso, che cosa fa lo speculatore che conosce il mercato? Interviene, compra. Se il prezzo sul molo del porto di Genova del grano è troppo elevato, che cosa fa lo speculatore? Vende il grano che ha nei silos, perché? Perché trova che quel prezzo sia eccessivamente elevato. Quindi diciamo che lo speculatore con la sua compravendita, con il suo intervento sul mercato, riesce a stabilizzare il prezzo del grano sul molo del porto di Genova. Quindi le fluttuazioni del grano, grazie all'intervento del speculatore, si riducono. Quindi la finanza ha un ruolo di tipo informativo, perché? Perché trasmette prezzi. Voi quando andate su Yahoo Finance avete i prezzi di qualsiasi strumento, qualsiasi azienda quotata nel mondo. Vi faccio un esempio anche del meccanismo di trasmissione dei prezzi che può avvenire tra un'azienda quotata e un'azienda non quotata. La Felsine Informatica, che ha un fatturato di 100.000 euro, potrebbe per assurdo essere valutata con dei multipli di bilancio che vengono tratti da aziende simili quotate. Se voi avete un'azienda che
che produce app, che produce cartoni animati, no? A cosa fate riferimento? Fate riferimento, per esempio, all'azienda Mondo TV, che è quotata in borsa. Quindi se Mondo TV quota 10 volte l'EBITDA, che è una misura finanziaria simile all'utile, il gioco è già fatto. Io della Felsina Informatica so già quanto è il suo prezzo, perché se l'azienda in borsa quota 10 volte l'utile, cioè l'utile è 10 e l'azienda quota 100, la Felsina Informatica, che ha 20.000 euro di fatturato, quant'è il valore? 200.000 euro. Questo è il ruolo informativo dei mercati finanziari. Siamo? Domande? Qual è la seconda funzione della finanza? La seconda funzione della finanza è quella sostanzialmente di permettervi di consumare cose che non vi potreste permettere. Voi comprate casa perché avete fatto un mutuo, quindi sostanzialmente permette di modificare il vostro timing di consumo, permettendovi di investire o di comprare casa o di comprare la macchina laddove voi non avreste le risorse disponibili. Ma se a voi permette di comprare casa, c'è qualcuno dall'altra parte che cosa fa? Che ha delle disponibilità liquide, non sa cosa farsene, e voi col fatto che comprate casa permettete a lui di investirle e di trarne una remunerazione. Quindi per lui di differire il momento in cui le investirà. Ci siamo? Lui investe dopo, ma voi investite subito perché avete bisogno di investire subito. Terza funzione della finanza. La terza funzione della finanza è quella della riduzione della variabilità del prezzo. Di solito si pensa alla finanza come alla causa della volatilità dei prezzi, che in parte è vero. Non mi voglio entrare in questo argomento né avere una risposta esaustiva. Però pensate come ragiona un mercato, un'economia dove non c'è capacità di previsione, dove io prevedo che il futuro è uguale al presente. Questa è una cosa molto sottile. Se voi parlate con degli artigiani, con degli operatori economici magari non troppo evoluti, hanno tutti la tendenza a prevedere il presente e il futuro in base al passato, o il futuro in base al passato, o il presente in base al passato, o il futuro in base al presente. Non so, per esempio, a me capita parlare con persone che mi dicono che adesso nel settore immobiliare c'è la crisi. Io penso che nel settore immobiliare la crisi sia finita da un pezzo. Dipende dalle aree, dalle tipologie, residenziale, commerciale, nuovo, usato. Perché? Perché diciamo l'operatore del mercato immobiliare è una di quelle categorie che non ha capacità di previsione. Lui vede le persone che gli entrano dall'agenzia e per lui il domani sarà uguale al presente. Quindi se oggi non gli entra nessuno nell'agenzia, per lui è crisi. Non è che dice nessuno mi entra nell'agenzia ma domani entreranno. Capite la differenza? Lo vedete nell'informatica, voi che siete degli informatici. Ci sono prodotti che sono decotti, ma tutti continuano a no? Tutti vogliono ancora adesso le app, no? L'ho ancora di moda l'app, tutti vogliono l'app. I termini informatici mi dicono che non sia più, diciamo, quello che era 3 o 4 anni fa, no?
non è più come 4 anni fa, datemi un map e vi solleverò il mondo. Quindi la stessa cosa viene nell'informatica, viene nel settore immobiliare, viene nella borsa, no? Quanta gente non ha ancora capito, per esempio, che un bull market è in corso e che le quotazioni molto probabilmente del mercato italiano raddoppieranno da qua a 6-12 mesi, no? Cioè, se voi comprate 10.000 euro di azioni, molto probabilmente tra 6-12 mesi ne avrete 20.000-30.000. Perché? Perché tutti fanno i conti con quello che è successo fino a quel momento lì, no? Fino al momento adesso c'era la crisi, allora la crisi sarà domani. Come fa tipicamente in agricoltura l'agricoltore a prevedere i prezzi della prossima stagione? In base ai prezzi della stagione corrente. Allora, voi immaginate un agricoltore, quest'anno c'è stata una siccità nel settore del grano, c'è stata una siccità nel settore del grano, perché ovviamente i raccolti sono stati bruciati e i prezzi del grano sono volati alle stelle. Se io piantavo orzo, siccome i prezzi del grano sono volati alle stelle, l'anno dopo che cosa pianto? Pianto grano, no? Perché è un rendimento spettacolare. Ma siccome tutti pianteranno grano, l'anno dopo il prezzo del grano che cosa farà? Sprofonderà. Se il prezzo del grano sprofonda, nessuno pianta grano per l'anno successivo, perché ce n'è troppo, tutti pianteranno orzo. Quindi cosa fa l'anno successivo il grano? Vola a rialzo. Questo è un modo di mancanza di previsione che si chiama Ezekiel Cobweb System. Ezekiel è un economista. Sistema della ragnatela, cioè si passa dal boom al bust, boom bust, boom bust. Bust significa fallimento in inglese, no? Cioè si va dalla sottoproduzione alla sovrapproduzione, dalla sottoproduzione alla sovrapproduzione, continuamente. Perché? Perché non c'è capacità di previsione. Non c'è quello che quando c'è troppo grano, dice no, non mi fregate, siccome c'è troppo grano l'anno prossimo nessuno, cioè il fatto di dire c'è troppo grano l'anno prossimo nessuno lo pianterà, è una previsione o no? È una previsione. Io sto prevedendo un futuro che è diverso da quello presente, no? Facile prevedere un futuro uguale a quello presente. Quindi lo speculatore che interviene per ridurre questo meccanismo, per attenuare questo meccanismo, ricordatevi Genaudi, il grano sul molo del porto di Genova, cioè quindi lo compra quando i prezzi crollano, lo vende quando i prezzi sono a rialzo, che cosa fa? Attenua con le sue operazioni quelle che sono le fluttuazioni del prezzo del grano. Quindi diciamo che i mercati finanziari, se funzionano bene, hanno un effetto sulla riduzione della variabilità dei prezzi. I mercati finanziari hanno un'altra funzione, che è quella dell'allocazione del rischio. Allora, pensate all'agricoltore. Quando io parlo dell'agricoltore parlo con grande rispetto all'agricoltore, perché non so se magari qualcuno di voi ha genitori che hanno un'azienda agricola. L'agricoltura è il business più rischioso del mondo, no? Perché l'agricoltura è il business più rischioso del mondo? Perché a differenza della produzione industriale, dove a una determinata quantità di input corrisponde una determinata quantità di output, ci faccio una piastrella ceramica, ci metto lo smalto, ci metto l'acqua, ci metto quello che ci devo mettere, faccio un bel impasto, modello mulino bianco, mi viene fuori un bel piastrellone, ho gli scarti, ma quello è. Se io pianto il grano, io ho una variabile che non riesco a controllare, che è la meteorologia. Non riesco per esempio anche a controllare quelle che sono le malattie delle piante.
Quindi in agricoltura ha un determinato, una determinata quantità di input non corrisponde mai a una determinata quantità di output. Quindi tanto di cappello agli agricoltori, perché è il business più rischioso del mondo, dove sono nati i mercati dei futures e dei derivati. Sono nati sulle azioni, sono nati sui bond, no, sono nati sulle commodity, perché nelle commodity c'è il rischio. Il mestiere agricoltura è un mestiere duro, non perché uno lavora con le mani una volta, adesso con la tecnologia, ma un lavoro duro perché è un lavoro rischioso, perché non sai mai quello che ti ritrovi nel campo, non sai mai se il bovino avrà negli zoccoli un virus che gli sarai costretto ad abbatterlo, no? Queste sono cose che sono assolutamente al di là di ogni controllo e non esistono forme di assicurazione, cioè non è che voi andate all'assicuratore assicurare dal rischio che viene la grandine. Cioè, ci hanno provato, hanno smesso subito a fare delle assicurazioni di questo tipo. Quindi l'agricoltore che cosa fa? L'agricoltore o il produttore industriale deve produrre, non si deve occupare di speculazione. Chi è quello lo speculatore? Lo speculatore è quello che fa con l'azione di benemerito della cosa pubblica di intervenire sul molo del porto di Genova, come diceva Einaudi. Quindi lo speculatore è un mestiere che fa della capacità di prevedere la sua attività principale. Il produttore è un altro mestiere che fa della produzione, cioè di combinare gli input per ottenere un output, la sua attività principale. Quindi se lo speculatore specula e il produttore produce, io ho una specializzazione a livello produttivo. Cioè ognuno fa quello che sa fare, no? Se ognuno fa quello che sa fare, diminuisce il costo di produzione. Se diminuisce il costo di produzione, la società ne ha un vantaggio. Ci sono ovviamente studi, se andate, che riempiono gli scaffali delle biblioteche di economia, che dimostrano che se ciascuno fa il suo mestiere, lo speculatore specula, il produttore produce, diminuisce il prezzo del rischio per l'intera società. Quindi tutti stanno meglio. Quindi diciamo, abbiamo visto che la finanza ha quattro funzioni, che sono il ruolo informativo, sono l'allocazione del rischio, sono la riduzione della variabilità del prezzo e quello di modificare il timing del consumo e dell'investimento. E anche un'ultima funzione, che vale ovviamente per quello che è l'azionario, per le azioni, che è quello di separare la proprietà dal management. Secondo voi a livello sociale separare la proprietà dal management è una cosa positiva o no? Se voi siete i figli imbecilli di un grande industriale che quando sarà defunto vi lascerà purtroppo, ahimè, in mano l'azienda, la sorte di qualche decina di migliaia di famiglie che qua là vi lavorano, ovviamente se non esistesse la separazione tra management e proprietà si assisterebbero a dei veri e propri drammi. Quindi il fatto che esistano persone che di mestiere gestiscono le cose di altri è una cosa che permette spesso e volentieri, laddove i figli imbecilli degli industriali brillanti capiscono che non è il loro mestiere gestire, permette di avere una funzione di incremento del benessere sociale. Qual è l'obiettivo della finanza? Allora, l'obiettivo della finanza è un tema che riempie pagine e pagine di discussioni. Noi utilizzeremo la definizione più banale, quella che diciamo tutti concordano, su per giù, che è quello di massimizzare il valore dell'azienda o dell'investimento. L'obiettivo della finanza aziendale è quello di massimizzare il valore dell'azienda. Negli anni 50, non so quale giornale, pubblicò un estratto sempre di Luigi Einaudi, di un suo articolo, che diceva che in molti casi gli imprenditori, per la passione di fare bene, per la passione di conquistare sempre nuova clientela, per la passione di avere prestigio sociale,
mandano avanti delle aziende che realizzano un tasso di rendimento ben inferiore alle obbligazioni del debito pubblico. E molti imprenditori purtroppo hanno messo questo scritto di Luigi Einaudi, che è molto poetico, molto bello e che rispecchia l'animo di molti imprenditori, l'hanno messo negli uffici. Io mi sono fatto regalare dal mio assicuratore, quando ha cambiato sede, uno di questi quadri, e ce l'ho esposto in ufficio, non perché io creda che sia vero, al di là del tono poetico, e poi vi inserirò diciamo negli slide questo testo, che è molto bello, no? Esprime veramente l'animo dell'imprenditore, ma perché sotto il profilo della finanza aziendale è esattamente il contrario di quello che voi dovete fare. Purtroppo nella finanza aziendale dovete massimizzare il valore delle cose. Se non riuscite a massimizzare il valore delle cose, se voi avete un'azienda che rende il 5, ma c'è un'obbligazione che vi dà il 10 e che ha lo stesso rischio della vostra azienda, voi, signori miei, cosa dovete fare? Dovete chiudere la bottega, tirare giù la saracinesca. Perché? Perché non è che uno sopravvive per il gusto di sopravvivere o per raccontarlo agli amici. Quindi quando si parla di massimizzare il valore dell'azienda, si va a intervenire su quelle che sono poi le scelte personali di tanti imprenditori, no? Quanti business marginali ci sono là fuori? Quanta gente c'è che continua a lavorare per il piacere di lavorare e diciamo magari mandando avanti delle aziende che sarebbe meglio chiudere? Ovviamente questo imperativo di massimizzare il valore dell'azienda ha un imperativo sociale, nel senso che un'azienda che non realizza il massimo e che non è massimizzata nel suo valore è un'azienda che ha delle inefficienze, cioè quei soldi potrebbero essere investiti molto meglio. L'imprenditore che lavora per il piacere di lavorare e non per massimizzare il lavoro sta creando una perdita di tempo alla società. Ci siamo, cioè, massimizzare il valore di un'azienda non è una frase che io vi chiederò la prossima volta, voi, qual è l'obiettivo della finanza aziendale? Massimizzare l'azienda. È una cosa che va a intervenire nella vita di ciascuno di noi, no? Quante persone, per esempio, detengono immobili a livello improduttivo? Quante aziende non vogliono innovare o licenziare delle persone o mandarle in aspettativa, mandarle quello che volete, pur di performare? Ma il massimizzare il valore dell'azienda impone a volte scelte dolorose, magari dolorose sul singolo, ma che possono essere ottimali a livello di società, no? Cioè, aziende che non performano non servono a niente a nessuno. Quindi l'obiettivo della finanza è quello di massimizzare il valore. Vedremo poi nella lezione prossima come la massimizzazione del valore di un'azienda sia un'utopia, perché intervengono, come questi esempi che vi ho fatto fino adesso, delle motivazioni, se volete, molto più umane, ma meno così cristalline sotto il profilo del benessere sociale. Cosa deve saper fare un imprenditore? Quando voi avrete la fessina informatica, che cosa dovete saper fare? L'imprenditore deve saper calcolare il cash flow di un'azienda. Non l'utile, l'utile è una cosa da ragioniere, da commercialista, l'utile serve per pagare le tasse, no? Voi non fallirete perché avete una perdita in bilancio, fallirete molto prima perché non avrete cash flow. Quindi diciamo, saper calcolare il cash flow, e la prima parte di questo corso è dedicata proprio al calcolo del cash flow di un'azienda, è la cosa prima che deve saper fare un imprenditore. Cioè proprio è il bread and butter del mestiere dell'imprenditore, calcolare il cash flow. Il cash flow sono i soldi che vi entrano, è il flusso di cassa che vi entra. Un imprenditore deve avere un sistema di vendita, cosa che soprattutto la piccola impresa italiana non ha. Una volta in questo corso là c'è un bellissimo corso tenuto dal dottor Di Marco sulle tecniche di SEO, di marketing online. Cioè dovete creare, io non sono, lo faccio di mestiere, non sono esperto, ma un'impresa deve avere un sistema di vendita, quindi deve avere un imbuto, un funnel in cui il lead, il cliente prospettico, cade dentro e in maniera automatica viene lavorato.
cioè viene portato l'acquisto secondo una tempistica prestabilita. E guardate bene, non necessariamente l'imprenditore deve saper produrre. Noi tutti abbiamo la tendenza a pensare che se sei imprenditore devi saper produrre. Cioè, se tu ti iscrivi a informatica per il management, è perché vuoi saper produrre, cioè vuoi saper programmare, no? Io lo so che tutti voi avete la passione, adesso programma l'app, il programma, vedi il software che fa. No. L'imprenditore non deve saper vendere, l'imprenditore non deve saper produrre, deve saper vendere, perché se voi in ogni caso sapete vendere, potete vendere il prodotto di un altro, no? Se voi siete bravi a vendere, chi ve lo fa di produrre? Comprate il prodotto finito, vi cambiate etichetta e vendete. Quindi questa piccola concione che deriva da 25 anni di esperienza imprenditoriale ve la dice lunga su quanto la finanza aziendale serva nella vita di ciascuno di noi, nella vita lavorativa di ciascuno di noi. Il cash flow è king. Ok? Non utile. Il cash flow sono i soldi, il flusso di cassa, i soldi che vengono sul conto corrente. Fate conto che il cash flow è il conto corrente, è il vostro conto corrente. Che cos'è la finanza aziendale? Come possiamo definire la finanza aziendale? Allora, una definizione molto ampia della finanza aziendale è che tutto ciò che ha contatto col denaro è finanza aziendale. La finanza aziendale si occupa delle decisioni che coinvolgono l'uso del denaro. La finanza aziendale si occupa delle decisioni che coinvolgono l'uso del denaro. Dove c'è denaro c'è finanza aziendale. Prima, non so se avete notato, che io trovo la finanza aziendale eccitante, bella, sexy, chiamatela come vi pare, perché implica l'azione, la decisione, non è una materia lessa. La finanza aziendale dice vai o non vai, investi o non investi, stai fermo, non stai, chiudi la bottega, vai a casa. La finanza aziendale ti dà una risposta. Quindi la finanza aziendale è azione, la finanza aziendale è decisione, ed è decisione dove c'è del denaro, quindi all'interno dell'azienda ovunque. Non potete fare marketing senza valutare l'impatto del marketing sulla finanza aziendale, non potete occuparvi di vendita senza valutare l'impatto delle vendite sul cash flow, non potete occuparvi del magazzino, della logistica senza considerare l'impatto sulla finanza. La finanza aziendale è tutto, è il cuore delle decisioni di impresa. Perché? Perché la finanza aziendale valuta quello che si dice in termini accademici, e vi invito a usare questa parola perché ha delle conseguenze a livello mentale. La finanza aziendale vi porta la decisione sul progetto di investimento. Bello, eh? Finanza aziendale vi porta la decisione sul progetto di investimento. Ricordate che un imprenditore ogni giorno ha un progetto di investimento davanti. Voi stessi, come persone fisiche, ogni giorno avete un progetto di investimento davanti. Quando vi siete iscritti a questa scuola, la scuola di scienze e corso di informatica per il management dell'Università di Studi di Bologna, avete fatto un progetto di investimento. Avete detto, io vengo da Canicattì, sto 3 anni a Bologna, mi costa XY, avrò una laurea che mi farà guadagnare Z. Mentalmente, dentro di voi, avete fatto un progetto di investimento. Purtroppo molti di voi non l'hanno esplicitato con i numeri, ma avete fatto un progetto di investimento. Quando voi decidete compro una macchina nuova, compro una macchina vecchia, compro una macchina ricorrendo al debito bancario piuttosto che alla finanziaria, state facendo un progetto di investimento.
Quando voi dite non compro il Brilley Myers del corso di finanza aziendale, ma guardo questi splendidi video fatti da questo insegnante pelato e sexy di nome Tomasini, state facendo decisione di investire, state valutando un progetto di investimento, perché vi sto portando a una decisione che coinvolge l'uso del denaro, quindi l'acquisto o non l'acquisto di un libro. Progetto di investimento. Quando voi decidete, chiamate il progetto di investimento, succede una magia, che non vi innamorate più né delle aziende, né delle facoltà, né delle vostre scelte, perché mentalmente tutti i giorni all'ufficio ho un progetto di investimento davanti, vado o non vado, ho il mio toolkit della finanza aziendale e prendo la decisione. Cioè, serve a spersonalizzare la decisione. Quando voi valutate l'acquisto della casa, se comprate casa è una cosa emotiva. Se voi valutate il progetto di investimento dell'abitazione, cioè di dove abitare, di dove stare fisicamente, è una cosa completamente diversa. Potreste arrivare alla conclusione che oggi come oggi non vi conviene comprare casa e vi conviene andare in affitto. Io ho conosciuto solo una persona che si occupa di finanza, che ha valutato il progetto di investimento, ho trovato lavoro a Bologna e devo risiedere a Bologna con la mia famiglia. Cosa faccio? Compro casa o vado in affitto? Lui si è fatto tutti i conti, dice no, vado in affitto, è andato in periferia dove passa il treno, fa, non pago niente, tutta la manutenzione se la prende il proprietario, se si rompe la caldaia lo chiamo, me la deve sostituire, il tetto se lo rifà il proprietario, l'uomo più felice del mondo, no? Perché si è messo col file Excel e ha fatto un calcolo e ha visto che non gli conveniva. Quindi la finanza aziendale è un toolkit, è un insieme di strumenti che permette di prendere decisioni laddove ci sono progetti di investimento. Progetti di investimento significa dove circola del denaro. Le domande le facciamo durante che io spiego alla fine. Volto il monitor e ti riprendo? No, però voglio sapere, cioè, pure a progetto di investimento, adesso che io ho contrattato, devo ripetere come se fossimo, non so se ho letto un manuale, come si diventa youtuber, c'è scritto che siccome loro non sentono una domanda la devo ripetere. Ma lo studente pone la domanda relativamente al fatto nell'acquisto di un'abitazione nel caso di sublocazione, cioè io acquisto una casa per affittarla, la risposta è affermativa perché è un progetto di investimento. Certamente, io posso comprare un'abitazione per farci un bed and breakfast, assolutamente. Posso comprare un'abitazione grande perché su blocco due camere agli studenti, assolutamente sì. Domanda pertinente e corretta. La finanza aziendale porta una decisione. Siccome la finanza aziendale porta una decisione, la finanza aziendale è sempre proiettata al futuro, non è mai proiettata, non guarda mai al passato, cioè parte dai dati che la ragioneria, la contabilità produce. Quindi se la ragioneria, se il contabile ha una visione storica, l'analista finanziario che si occupa di finanza aziendale guarda al futuro. Perché? Perché del passato a me non porta niente, cioè la contabilità è finalizzata alla redazione di un documento che si chiama bilancio, che fotografa la storia. La finanza aziendale guarda il futuro su come modificare il bilancio attuale, quindi sono due bilanci diversi, il bilancio finanziario e il bilancio del ragioniere. Quindi il ragioniere ha un compito ingrato, che è quello di fotografare il passato. Chi di voi ha fatto ragioneria conosce il problema degli ammortamenti, il problema del calcolo del capitale circolante netto, il problema dei beni intangibili, il problema dell'avviamento, compito ingrato, ma un compito che deve essere fatto. La finanza aziendale parte dal lavoro del ragioniere, lo rielabora, perché un passato, scordiamoci un passato, e va a calcolare quello che è l'impatto delle decisioni nel futuro dell'azienda. Quindi cosa fa la finanza aziendale?
La finanza aziendale trasforma le decisioni indipendentemente dal tempo, trasforma il rischio, associa un rischio e un rendimento, trasforma le informazioni. Queste sono cose che vedremo nel corso delle prossime lezioni, ma che vi danno il pulso di quante cose importanti faccia la finanza. Ovviamente la finanza aziendale cambia a seconda che ci sia un'azienda di capitali, quindi con autonomia giuridica, o un'impresa individuale, quindi un'impresa di persone. La tassazione, soprattutto in Italia, cambia a seconda che ci sia un'impresa di capitali, quindi SRL, SPA o un'impresa di persone. Noi come approccio non ci occupiamo dell'aspetto fiscale. Perché non ci occupiamo dell'aspetto fiscale? Occuparsi dell'effetto fiscale è la tentazione, penso, più stupida che possa avere un docente. Nel senso che facendo quattro calcoli tra 3 anni, quando voi andate sul mercato del lavoro, la fiscalità, tipico fenomeno italiano, sarà completamente diversa, no? Inutile che vi dia delle percentuali che tanto cambiano come un gioco dell'oca tutti gli anni, no? Quindi noi, anche laddove diciamo il testo si sofferma sulla tassazione in Italia, noi ben ci guardiamo di fare riferimento alla normativa fiscale di questo paese. La finanza pone anche in quello che abbiamo visto è essere l'aspetto della separazione tra proprietà e management, pone una grossa distinzione relativamente alla capacità del gestire e alla capacità di essere socio, cioè di essere l'apportatore di capitale dell'azienda. E su questo aspetto io vorrei spendere 2 parole, perché questo signore che si chiama Gianluca Vacchi, che è noto soprattutto ai più giovani, adesso io devo dire che, a parte ammirare la sua bellissima fidanzata, ex, mi dicono chi segue la vicenda, non lo seguo perché non sono molto ferrato sui social media. Questo signore penso che abbia detto e si sia comportato in una maniera assolutamente brillante, non tanto per il suo abbigliamento, per le sue trovate, quanto per quello che ha detto del ruolo di essere socio. Cioè, io ho assistito casualmente, perché poi io Striscia la Notizia li viene, guardo i miei figli, io non sono un appassionato. Lui ha dato, e questi sono articoli di stampa, le frasi che lui ha pronunciato in trasmissione, ha dato in maniera assolutamente brillante la spiegazione di che cosa è la distinzione tra management e azionista. Perché quando si dice che io non sono capace di fare il manager, cioè il figlio dell'industriale che non è capace di fare il manager, rinuncia a fare il manager, quindi assume un manager. Però ragazzi, ricordatevi che fare l'azionista è un mestiere che è molto più difficile di fare il manager. Perché è l'azionista che nomina il manager, non il manager che si trova l'azionista. Cioè l'azionista non sa o non vuole fare il manager, ma è lui che nomina il manager. Cioè fare l'azionista, fare il socio, è un mestiere. Allora Gianluca Vacchi ha spiegato a un ignaro giornalista, non so come definirlo, comunque delle Iene, che il suo mestiere è fare l'azionista. E ha spiegato, questa è una trasmissione Matrix, ma io ho sentito questa intervista, che era assolutamente, secondo me, orcolato, nel senso, mi ha detto: io faccio l'azionista, la mia è una scelta non personalistica ma basata sull'etica aziendale, che deve venire prima dell'interesse familiare.
Io ho una visione più strategica, non sono capace di stare seduto sulla scrivania come call manager. Ci vuole una costanza e un approccio gestionale che non ho. Io non sto svalutando il ruolo del manager, dice io non ce l'ho, io ho la visione strategica. Quindi invece di andare in ufficio a scaldare una sedia, a prendere soldi in più, ho detto no, l'interesse dell'azienda mi impone un passo indietro. E questa non è mancanza di capacità, è un atto di responsabilità nei confronti dei dipendenti, cioè delle famiglie che mangiano con l'IMA, e di intelligenza. Se l'hai dato da solo è intelligente, ma ve lo posso dare anch'io. Questo è un discorso molto intelligente, molto profondo. Cioè io ho la visione strategica dell'azienda. Sono io che nomino il manager e gli faccio il piano industriale. Cioè io metto i miei baiocchi, metto i miei soldi laddove, nella direzione che voglio io. Poi per la gestione ci pensa il management. Le aziende di famiglia non sono solo un bene di famiglia, ma di tutta la collettività che contribuisce alla sua ricchezza, perché IMA, che è una società spettacolare, vi assicuro che ha degli indici di redditività che sono lunari, cioè secondo me ci sono 100 aziende al mondo che guadagnano quello che guadagna l'IMA, questa ricchezza la crea grazie alla collettività, cioè ai dipendenti dell'IMA. Ed essere membro della famiglia non significa avere una predisposizione genealogica, ovvero non si deve andare a gestire l'azienda di famiglia per forza. I figli devono lavorare nell'azienda del padre se, come mio cugino, hanno le competenze per farlo. Separazione tra socio, tra azionista e management. Questa è una persona di un'intelligenza rara. Purtroppo in un paese come il nostro, che è un paese in cui, per ragioni storiche e di maturità del nostro capitalismo, fare l'azionista, fare il socio, non viene considerato un lavoro. Perché la stampa non tratta Gianluca Vacchi come uno che si alza la mattina a fare un mestiere che si chiama fare il socio, come uno che posta su Instagram. No, lui fa il socio. Lavorare non può voler dire andare in ufficio, ma anche lavorare e sostenere il rischio. Lui mette i suoi soldi, lui mette centinaia di milioni di euro dentro l'IMA e quindi sopporta il rischio. Elaborare strategie e avere l'intelligenza di delegare, capacità tanto importante quanto quella di saper gestire. Il mio mestiere è quello di fare l'azionista. Sostenere il rischio è però, lo leggete in fondo, ti assicuro, il lavoro più difficile insieme alla scelta che attiene al tema centrale della delega, ovvero la scelta di chi delegare per una corretta ed efficace gestione aziendale. Io penso che chapeau all'uomo, perché proprietà, manager, non è stato assolutamente percepito, non so, magari voi seguite questo personaggio più vicino da me, ma mi sembra che il pubblico italiano abbia percepito le sue prodezze, diciamo, estetiche, ma non abbia percepito il messaggio che lui dava al paese. Io faccio l'azionista, poi quindi, se nel tempo libero voglio postare su Instagram, sono libero di farlo, no? Cioè, se volete guardarmi guardate, se non mi volete guardare come faccio io non lo guardo, però diciamo il messaggio è stato un messaggio che non è stato assolutamente percepito. E questo la dice lunga sulla cultura, sui diversi tipi di capitalismo, sulla cultura aziendale che c'è in ciascun paese. Questi sono due grafici che sono molto belli secondo me e sono tratti dal Briley. A che appartiene l'impresa? È stato chiesto a qualche centinaia di manager di 5 paesi differenti. Per i giapponesi, per i manager giapponesi, l'azienda non appartiene agli azionisti, l'azienda appartiene alla collettività. Negli Stati Uniti appartiene agli azionisti. Notate? Dividendi o salvaguardia l'occupazione? Per i giapponesi la cosa più importante, se crede nella collettività, è la salvaguardia dell'occupazione. Negli Stati Uniti i dividendi. La moralità di un Vacchi, che è più giapponese che italiano, ovviamente in Italia passa sottotono, cioè Vacchi è noto per l'ex fidanzata, adesso non so se ne è una nuova o purtroppo non riesco a seguirlo e quindi mi spiace, ma non è noto per quello, e non l'ha detto solo una volta, l'ha detto diverse volte, l'ha detto su internet, sono delle bellissime interviste a Vacchi in cui lo spiega, ma proprio i media finanziari
invece che lodarlo, quindi finalmente uno che fa l'azionista lo vuole di essere azionista, no, l'hanno diciamo trattato come un fenomeno di costume. Qual è il ruolo del manager finanziario? Ovviamente gran parte di voi lavoreranno in aziende di piccole e medie dimensioni in cui non c'è un manager finanziario, non c'è quello che è il chief financial officer. Cosa fa il chief financial officer? Lo diciamo così magari quando sarete stasera a prendere l'aperitivo racconterete che da grande dovete fare il chief financial officer. Il chief financial officer è quello che si occupa sostanzialmente di reperire risorse finanziarie sui mercati finanziari, valutare i progetti di investimento, quindi decisione di dove investire i soldi, attività reali dell'impresa, i proventi, i flussi di cassa, i cash flow che vengono dall'impresa o vengono distribuiti agli azionisti o vengono reinvestiti nei mercati finanziari. Questo è il ruolo del Chief Financial Officer, che poi ha due sottospecifiche, sono tesoriere e controller, ma questo diciamo sono solo aziende quotate in borsa. E poi sono ovviamente anche esempi come Fondiaria SAI, questo è abbastanza esilarante, ve lo lascio come compito da leggere, nel senso che voi sapete che è stata una vicenda che ha coinvolto la famiglia Ligresti, il mantenimento di Toulon, il cavallo di Vianella Ligresti, 1,4 milioni di mantenimento, quindi un cavallo che costava 1,4 milioni, un cavallo che sicuramente è un cavallo molto costoso. E questo lo dice lunga su come molte volte i proprietari dell'azienda, laddove non c'è una separazione formale tra gestione, tra management e proprietà, facciano quello che vogliono dei soldi dell'azienda in spregio agli altri azionisti. Tutti conoscete questo film, se non lo conoscete vi consiglio di vederlo, Enron, la banda dei cattivi, cioè come il management di un'azienda è riuscito sostanzialmente a rubare i soldi agli azionisti che avevano creduto nella società. Un film molto bello, veramente molto simpatico e molto istruttivo.